Il latte fa bene alla crescita. Il latte fa bene alle ossa. Il latte è un alimento completo. Quante volte abbiamo sentito queste parole? Professor Frieri, è davvero un alimento che fa così bene alla salute o anche questa è una leggenda? Intanto buonasera, ma guardi, l'uomo è l'unico mammifero che continua a bere latte da adulto, quindi questa indispensabilità del latte, insomma, quasi non la vedo. Poi ci sono pure quelli che non lo tollerano e pensano di essere loro in difetto, pensano di avere una patologia. Io mi meraviglio come mai lo tolleriamo questo latte. Ecco, ma che cos'è allora l'intolleranza al lattosio? Guardi, non è un'intolleranza vera e propria, l'abbiamo già detto in un altro incontro. In realtà si tratta dell'incapacità di alcuni a digerire il latte. Che vuol dire digerire? Noi gli alimenti che introduciamo non li assorbiamo, non li assimiliamo così come sono. Per quanto piccola, una goccia di latte non può essere assorbita nel sangue in questo modo. Dobbiamo smontare gli alimenti, perché gli alimenti sono fatti è come una catena di elementi nutritivi semplici. E ci sono delle chiavi inglesi specifiche, si chiamano enzimi, che smontano tutti questi pezzettini e noi possiamo assorbire un solo elemento nutritivo semplice. Solo quello possiamo digerire, possiamo assorbire. Quindi quando manca questo enzima, per esempio la lattasi, e quindi e da qui l'intolleranza al lattosio, che succede? Che il lattosio non può essere digerito, se non può essere digerito rimane lì come un grande uno zucchero il lattosio, rimane lì nell'intestino, raggiunge il colon a contatto con la flora batterica, forma gas, gonfiore, dolore e diarrea. Insomma, il latte è dannoso, è indispensabile. Pensiamo al calcio, ad esempio, che è così importante per combattere l'osteoporosi. Guardi, come ho detto, il latte non è indispensabile, questo intanto è da dirlo. Sui danni del latte si è detto molto negli ultimi anni, si è detto che addirittura faceva male alle ossa, pensi, no? Perché modificando il pH del sangue, non voglio entrare nel dettaglio, addirittura favoriva il riassorbimento di calcio dalle ossa, rendendole più fragili. E quindi pensi che proprio oggi ho visitato una signora di 93 anni che quando ho detto ma lei che mangia? Ha detto io mangio sempre latte, c'ha le ossa perfette. No, quindi l'osteoporosi famosa è una condizione che risente di fattori genetici, di fattori ormonali e anche sì di fattori nutrizionali, ma il calcio c'è in tanti altri alimenti, no? Quindi sicuramente può essere. Poi se proprio uno vuole bere il latte, ci sono dei latte che non hanno lattosio, latte senza lattosio, questi cosiddetti intolleranti lo possono prendere. C'è la lattasi, l'enzima che si può mescolare al latte e poi bere. Ci sono i latte di origine vegetale, latte di riso, latte di soia, latte di mandorla, insomma se uno vuole bere il latte lo trova il latte che da bere anche se intollerante. Professore, ma perché ci sono persone che digeriscono anche i sassi e altre che non digeriscono proprio niente? Grazie a questa domanda perché è una delle cose più frequenti che vediamo in ambulatorio. È come se noi potessimo avere consapevolezza della nostra digestione, ma come ho spiegato un attimo fa, la digestione è un processo estremamente complesso, chimico-fisico molto complesso, si tratta di smontare tutti questi alimenti. Noi non abbiamo nessuna consapevolezza di cosa veramente accade dentro. Cioè, io non saprei, no? Faccio il gastroenterologo, quando ho digerito e quando non ho digerito. Sta di fatto però che ci sono alcune condizioni, e noi le chiamiamo dispepsia fondamentalmente, che generano dei disturbi collegati, annessi al pasto, più che a qualche alimento specifico. E questi dipendono da tanti fattori che ovviamente non è possibile dirli semplicemente qui. Quindi in quel caso lì parliamo di dispepsia, non parliamo di difficoltà digestive, consideri che tutti noi, tutti, digeriamo tutto, tranne in rari casi, e assorbiamo tutto, assimiliamo tutto. Quindi tutte quelle persone che hanno la sensazione di non digerire, diciamo, potrei dire a queste persone, è una sensazione falsa. Torniamo un secondo al latte, ma allora tutte le persone che soffrono di colite sono intolleranti al latte?
No, anche qua dobbiamo sfatare un mito. La colite come tale è una terminologia sbagliata. In realtà quelli che parlano di colite parlano di disturbi dell'apparato digerente, fondamentalmente legati al colon, ma in realtà la colite è tutt'altra cosa, non ne dobbiamo parlare qui. Qui dovremmo parlare del cosiddetto colon irritabile. Il colon irritabile è una condizione che in qualche maniera fa sentire, fa avvertire ciò che sta accadendo dentro. Dentro succedono delle cose incredibili. Se pensa soltanto a quello che mangiamo, come viene trasformato dentro, no? Per poi essere eliminato. Ecco, se solo pensa a tutto questo grande lavoro che viene fatto in 10-12 metri di intestino, è possibile che non avvertiamo nulla, no? Quindi io mi meraviglio che non si senta nulla, piuttosto che si sentono dei disturbi. Dobbiamo stare attenti, lo ripeto, a volte ci sono persone che hanno un'aumentata sensibilità intestinale, quindi sentono ciò che accade dentro in maniera più evidente di altri. Poi è bello sapere che l'apparato digerente ha un vocabolario povero, ha poche parole per esprimersi. Dolore, gonfiore, così via, e qualche altra cosa. E quindi con quelle poche parole deve dire sia avvertire il soggetto, sia della presenza di una malattia, sia semplicemente di una presenza di ciò che sta accadendo dentro, legato al fatto che i recettori sono molto sensibili, ma non è una colite. Che cosa si sente in conclusione di consigliare a chi ha un'intolleranza al lattosio o in generale problemi digestivi? Guardi, la primissima cosa è evitare le cosiddette diete di esclusione, cioè il fai da te. Noi abbiamo visto persone che per cose di questo genere arrivano con dei deficit nutrizionali, perché leva questo, leva quello, leva quell'altro, alla fine non si capisce che mangiano. In realtà quasi sempre si tratta di disturbi legati, come ho detto, proprio al pasto in sé, non a un singolo alimento. Quindi questo, evitare questo. Poi evitare di chiedere consigli all'amica, al vicino di casa, al portiere, perché ciò che accade ad una persona non è esattamente ciò che accade ad un altro, e questo succede di frequente. Terzo, farsi guidare dal medico per evitare che questi soggetti si sottopongano a tutta una serie di analisi, gastroscopie, colonscopie, quindi anche esami invasivi, costosi, costosi, inutilmente. Grazie, professor Frieri, e Prego, arrivederci. grazie Ancora qualche minuto di pausa e ci vediamo fra pochissimo per parlare di un altro interessante argomento.